Allora Giacomo, soddisfazione per il gol domenica, peccato per ancora una volta fuori casa, c'è sempre qualcosina che manca, che non va. Ma penso la soddisfazione innanzitutto per il gol che fa sempre piacere, poi penso che la squadra abbia dimostrato di aver fatto un'ottima prestazione, ha dato continuità alla prestazione con la Salernitana. È peccato che non è arrivato il risultato pieno, però personalmente penso che abbiamo fatto una partita molto positiva. Abbiamo tenuto il gioco per tutti i 90 minuti, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Semmai c'è da rammaricarsi nel primo tempo, quando avevate un po' in mano il gioco, che non siete riusciti a fare il secondo gol, lì forse sarebbe stata una svolta maggiore nella gara. Beh, il primo tempo sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo tenuto sempre solo a metà campo. Forse ci poteva stare il secondo gol, però è andata così. E può essere il capocannoniere dello Spezia, che sensazione ti dà? Beh, capocannoniere. È una parola grossa. È una parola grossa, sì, vabbè. Una sensazione bella perché è una cosa importante, penso. L'anno scorso ne hai fatti tanti. L'anno scorso 11, però con i playoff. 3 nei playoff, 8 in campionato. Comunque sicuramente stai dimostrando di poter essere un giocatore molto duttile, che può. Hai giocato ad esempio una parte di annata quasi a centrocampo, anche se partivi da dietro poi ti inserivi. Adesso domenica hai giocato con questo modulo un po' più offensivo. Come vi siete trovati con questo 3-4-3 un po' nuovo, diciamo? Sì, è stato un modulo nuovo, però penso che abbiamo dimostrato di saperlo interpretare molto bene. Infatti il primo tempo è stato molto positivo. Poi dal punto di vista personale, sì, ho fatto diversi ruoli, ma penso che l'importante sia giocare. Poi mi adatto molto bene a qualsiasi ruolo. Come ho detto altre volte, non c'è nessun problema. Dove mi dice di giocare il mister, gioco. 9 partite per tenere a parte la speranza, lo Spezia è a metà del guado, playoff distanti quanto i playout. Come ho detto prima, le 9 partite sono 9 partite fondamentali, ci sono diversi scontri diretti in casa, quindi bisogna lottare fino in fondo, perché i playoff sono solamente a 4 punti, perché la classifica è talmente corta che dai playoff playout c'è la differenza di pochissimi punti. Quindi bisogna lottare per queste 9 partite e dare il massimo. E continuare su queste prestazioni che abbiamo fatto le ultime 2 partite con Salernitana e Borgo Crema. Ecco, ti senti di essere in un piccolo, non dico un momento di flessione, comunque magari avevi giocato una parte del campionato un po' migliore dal punto di vista anche fisico. Ma penso che adesso stai bene o è una normale flessione? Sto bene, diciamo. Penso che in arco del campionato sia normale avere i picchi di prestazioni migliori e dei picchi di prestazioni più bassi, però fisicamente sto benissimo, io almeno personalmente mi sento bene fisicamente. Il futuro, ci hai pensato a quello che potrà essere il prossimo anno? Ti senti la possibilità di poter essere un punto di ripartenza dello Spezia? Oppure a 23 anni già pensi a altre cose? La Serie A, la Champions? No, vabbè, questo è da definire, perché io, come sapete tutti, sono a metà con la Fiorentina, quindi non sono solo io che decido. Quindi ancora per pensare al prossimo anno ancora c'è tempo. Pensiamo alle 9 partite che è più importante. Stai segnando tanti gol per farti vedere la Fiorentina. Che qualcuno diceva già quest'anno avrebbe potuto in certi momenti averne bisogno. Non assolutamente. È Pensiamo alle 9 partite che sono fondamentali. Vabbè, fissiamo l'obiettivo, 11 gol compresi playoff. Ma io mi accontenterei dei 7 8 compresi playoff. Hai detto tu, ovviamente il gioco dove ovviamente il tecnico, però insomma che differenza c'è dal tuo punto di vista, ovviamente quando lo spettro non so, è 2 punti o 3 punti, la tua posizione così? Vabbè, giocando a 2 punti ho giocato sia da esterno che da attaccante, quei ruoli li ho sempre fatti. Prima quando c'era Vannucchi giocavo terzo di centrocampo, in maniera un po' diversa, però mi sono adattato bene con tutti i ruoli che ho interpretato. Adesso c'è la sosta, arriva in maniera giusta, era meglio dare continuità? Forse era meglio dare continuità alle prestazioni che abbiamo fatto queste ultime 2 partite, però ormai c'è la sosta, prepariamoci per la prossima partita che è importantissima. E cosa vuol dire avere adesso magari anche più il presidente che vi sta più vicino, no? Che cerca di spronarvi, anche domenica era presente, insomma vi dà quel qualcosa in più? Certamente, vedendo il presidente di tribuna in trasferta è stata una motivazione in più. Poi è normale che anche se non c'è il presidente, penso che ognuno pensa di fare il massimo. Dopo, visto che avete vinto solo col presidente. Questo è solo i numeri. Che cioè, la scaramanzia personalmente non ci crede. Niente da fare. Ognuno così. Anche.
campo sempre di dare il massimo. Però insomma è un dato di fatto. È un dato di fatto, sì. In casa quando c'era il presidente lui sempre vinto. Il tuo ex Gubbio ha avuto una battuta d'arresto, il Sorrento va a corrente alternata, la spalla in caduta libera, la Salernitana ha problemi societari, ma sta andando alla grande, la Reggia... Insomma, la situazione è molto particolare effettivamente, no? In questa prima divisione di Il campionato è molto equilibrato, il Gubbio, penso, una battuta d'arresto non si può parlare perché ho visto la partita, è stato un punto importante. Il Como di questo periodo è rimasto, buona squadra. È rimasto anche in 10 il Como, però era andato in vantaggio, quindi è stato quasi un punto guadagnato. Poi il Sorrento perdeva 3-1, ho visto le immagini, 4-3, una reazione da grande squadra. Grande rimonte. Una grande squadra. Io penso che la squadra che stia meglio adesso sia il Verona, perché sta risalendo, sta proprio in zona playoff. Poi è supportata, sta andando alla grande, penso. Poi la spalla invece c'è un momento così, non so... Non ho visto niente, insomma, per quale motivo. Hanno, so che hanno cambiato allenatore. E però. Gli manca Cipriani davanti. Gli manca Cipriani, sì. Il però il campionato, lo dice la classifica, che è molto equilibrato. Adesso c'è da tirar fuori tutti quegli attributi, perché di fatto sono due partite molto difficili, sì. Sia quella in casa con la Cremonese, poi c'è quella del Mentegoci. Sono due partite belle da giocare, penso. Per qualsiasi calciatore siano belle da giocare. E quindi c'è... Continuare su questa lunghezza d'onda, penso. E poi... dal massimo, lottare soprattutto, che è importante in questa categoria. Grazie. Ecco, quella, diciamo così, tre settimane fa, cos'era, due settimane fa della contestazione, cosa è cambiato se ripensi adesso a queste ultime due settimane? Vi ha dato un po' di sprint, non ve l'ha dato, ha cambiato qualcosa? Ma penso che la contestazione può dare un po' più di responsabilità, nel senso, più di carica, sentendo non che... Viene, così, perché sennò... Vengono a contestare tutti i martedì. Che i tifosi sono no, nel senso che i tifosi sono attaccati è una cosa importante, penso, per un giocatore. È una cosa importantissima. Grazie, Giacomo. Riferiremo.